Ciao ragazzi, questa videolezione è un po' un quadro introduttivo sull'età del Rinascimento, o nello specifico, in realtà parleremo dell'età delle guerre d'Italia. Vi ho fornito del materiale al riguardo, quindi semplicemente andrò a tracciare delle linee guida, e vi consiglio di tenere presente gli appunti, il PDF che ho condiviso sia su Classroom che su Padlet. Prima di andare, alla nostra spiegazione, iniziamo dalla proiezione di una breve clip. Tra 400 e 500, una straordinaria fioritura artistica coinvolge l'Italia e l'Europa intera in una nuova nascita culturale. La preparano, già nella seconda metà del 300, il recupero e lo studio dei classici latini e greci e l'affermazione dei valori che questi ultimi esaltavano. La riscoperta delle umane lettere, con le loro implicazioni filosofiche, morali e civili, dà a questo movimento il nome di umanesimo. Intellettuali come Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio o Leon Battista Alberti interpretano se stessi come eredi della civiltà classica, incaricati di riproporne lo spirito innovando le arti contemporanee. Il Rinascimento è l'attuazione concreta di tale filosofia. A partire da Firenze, dove lavorano architetti come Filippo Brunelleschi, pittori come Donatello e Masaccio e più tardi Botticelli, letterati come Angelo Poliziano e Luigi Pulci, la nuova prospettiva si afferma rapidamente. L'attività artistica, che acquisisce un alto prestigio sociale e un'importante funzione civile, ha un carattere eclettico. I letterati sono spesso anche scienziati e gli studi teorici e filologici si coniugano all'arte figurativa e alle applicazioni tecniche. Il contesto storico che rende possibile tale prosperità è quello del relativo equilibrio che si crea tra gli stati italiani all'indomani della Pace di Lodi e fino alla morte di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, signore di Firenze e ago della bilancia della politica italiana. La visione dell'uomo come misura del mondo si diffonde anche grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili, che rende più accessibile la cultura, e all'atteggiamento scientifico che permette importanti progressi nella geometria, nell'astronomia, nella medicina. Nel Cinquecento il Rinascimento raggiunge la piena maturità, con personalità artistiche del tenore di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e in letteratura Niccolò Machiavelli o Ludovico Ariosto, prima di entrare in crisi e trasformarsi in manierismo. Mutano infatti le condizioni socioculturali. Il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi di Carlo V ha un fortissimo impatto simbolico. La pace di Cateau-Cambrésis inaugura il dominio spagnolo sulla penisola. Il Concilio di Trento reagisce con forza alla riforma protestante, in una direzione di rigida chiusura. Allora, questo video introduttivo vi ha fatto un po' un quadro delle informazioni che fondamentalmente trovate sintetizzate negli appunti che vi ho fornito. Noi nelle lezioni precedenti abbiamo visto un po' il contesto del 400, abbiamo parlato dell'umanesimo, abbiamo parlato della figura centrale di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico che, come è stato detto nel video, muore nel 1492 e questa morte in qualche modo segna il preludio all'inizio di un'età di crisi, età nota come età della contraddizione, che è la prima fase della cosiddetta età delle guerre d'Italia. Che cosa sono le, che cosa, che cos'è questo periodo, l'età delle guerre d'Italia? Praticamente tra il 1494, 94, giusto? Scusatemi, 92 e il 1559 vengono combattuti degli, cioè si assiste a degli scontri in Italia per la supremazia nella nostra penisola.
Fondamentalmente sono due le nazioni che si contrappongono, la Francia e la Spagna. E alla fine di queste guerre d'Italia nel 59, 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis, praticamente cosa succede? L'Italia smette di esserci, cioè la penisola italiana smette di avere una propria autonomia perché viene divisa tra appunto Francia e Spagna. Questo periodo, l'età della guerra d'Italia, che come vedete va dalla fine del 400 a metà 500, comprende al suo interno a livello culturale una prima fase che può essere chiamata età della contraddizione e poi comprende il vero e proprio rinascimento. Che cos'è l'età della contraddizione? L'età della contraddizione è proprio quel periodo che si trova a cavallo tra 4 e 500 ed è appunto la consapevolezza da parte di alcuni intellettuali, in modo particolare Machiavelli e Ariosto per quanto ci riguarda in letteratura, ma anche Erasmo da Rotterdam, di cui parleremo in seguito quando studieremo Ariosto. Questi intellettuali praticamente avvertono la coesistenza di opposti nello stesso periodo, cioè la coesistenza di luci ed ombre e ovviamente la rottura di quella unità che l'umanesimo aveva proposto. Nello specifico, si vede che la penisola italiana in quegli anni sta toccando il punto più alto di crisi. Crisi che prende piede dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, manca quell'unità, quel collante che Lorenzo aveva favorito, per cui, ad esempio, per quanto riguarda Firenze, con la calata di Carlo VIII, che appunto dà il via alle guerre d'Italia, i Medici vengono allontanati da Firenze e si instaura una repubblica teocratica, cioè una repubblica in cui a capo c'è un personaggio che appunto è Girolamo Savonarola, che mette al centro la religione. Questo Girolamo Savonarola a sua volta sarà poi spodestato e la Repubblica prenderà il carattere di civile, cioè con una sorta di principe civile al capo della Repubblica stessa, il gonfaloniere Pier Soderini. Ed è proprio sotto Soderini che inizierà la propria carriera politica Machiavelli. Questa Repubblica cadrà, ritorneranno i Medici nel 1512, a sua volta scacciati nuovamente dopo il sacco di Roma del 1527, quindi ritornerà nuovamente la Repubblica, per poi permettere ai Medici di ritornare definitivamente in città nel 1529 fino a mantenere il potere. Questa situazione di crisi, ad esempio, è avvertita dagli intellettuali dell'età della contraddizione, che sono consapevoli del degrado politico da una parte e dall'altra parte del raggiungimento del massimo grado di splendore culturale, perché l'Italia, in questo periodo tra la fine del 400 e la prima metà del 500, vive il cosiddetto Rinascimento. Che cos'è il Rinascimento? Innanzitutto questo termine vuol dire rinascita, quindi esplosione, esplosione di arti in modo particolare, che raggiungono la massima espressione di perfezione formale. Il termine non è stato coniato nel 500, è successivo, è stato introdotto semplicemente dall'800 in poi per contrapporre questo periodo alla decadenza del Medioevo, comunque scusatemi, all'oscurantismo del Medioevo. Questa rinascita, diciamo che trova espressione nelle arti, nel video vi ha citato Michelangelo, Leonardo, eccetera, affonda le radici, e questo dovete ricordarlo, nel contesto dell'umanesimo, cioè l'uomo con l'antropocentrismo fondamentalmente si rende conto di essere il centro del proprio mondo, per cui anche il rapporto con il passato cambia. Se nel 400 fondamentalmente c'era il rapporto di imitatio, quindi di tenere i modelli antichi superiori perché espressioni di una cultura perfetta che comunque era sempre migliore rispetto al presente, nel Rinascimento l'uomo non guarda soltanto al passato come modello da imitare, ma lo guarda come spunto per creare un qualcosa di altrettanto buono, altrettanto bello, per cui si passa all'emulatio. E tra virgolette, tra i modelli presi in considerazione non ci sono soltanto modelli classici, ma anche modelli, tra virgolette, più contemporanei. Per quanto riguarda, ad esempio, la produzione volgare, si guarda all'esempio delle tre corone del 300, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, quindi non solo si guarda Virgilio, Orazio, eccetera, ma si riscopre il valore anche dei contemporanei. Anche i moderni possono essere dei modelli di comportamento o di stile per quanto riguarda la letteratura. Quindi ricordate che il Rinascimento non è un qualcosa di separato rispetto all'umanesimo, anzi, sono strettamente interconnesse le due dimensioni, tant'è che se ricordate all'inizio io vi parlai di contesto umanistico rinascimentale. Ricordate che si passa dall'imitatio all'emulatio e diciamo che l'uomo manifesta concretamente quell'essere centro del mondo di cui aveva preso consapevolezza durante il 400.
Fondamentalmente, per quanto riguarda la produzione artistica a livello letterario del Rinascimento, noi dobbiamo tenere presente che il Rinascimento, ragazzi, mi raccomando su questo, il Rinascimento si colloca tra la fine del 400 e la prima metà del 500 e sono gli anni delle guerre d'Italia, quindi fine 400, metà 1500. Il passaggio tra 4 e 500, che rientra sempre nel Rinascimento per intenderci, può essere suddivisa, può essere chiamata ancora meglio età della contraddizione. E nell'età della contraddizione noi troviamo, ripeto, Machiavelli e Ariosto. Ora, fatta questa premessa, andiamo a vedere un po' come si articola la produzione del Rinascimento, quindi tra fine del 400 e prima metà del 1500. Innanzitutto c'è da dire che la tendenza dominante del Rinascimento è il classicismo. Il classicismo che cos'è? È questa ricerca di equilibrio formale, di perfezione formale, non più tramite l'imitatio ma tramite l'emulatio, cioè guardare a un modello, ispirarsi e produrre un qualcosa di altrettanto bello, quindi il presente non è più inferiore al passato ma acquista una propria dignità. Questo classicismo in cosa si concretizza? Diciamo che le opere moderne cercano di essere quanto più, diciamo, precise possibili e tendono a ricondurre la varietas, cioè i vari punti di vista, le varie espressioni, ad un modello ideale. Quindi si cerca di trovare un modello, un canone, una linea guida moderna che possa seguire da modello a sua volta per qualcos'altro. Ecco che la tendenza del classicismo dà come figlio l'attenzione alla trattatistica. Quindi si sente il bisogno di normalizzare, cioè il bisogno di creare delle regole, delle norme da seguire affinché anche i moderni possano avere dei punti di riferimento. E in che modo si manifesta questa normalizzazione? Ad esempio, nel campo delle arti prende piede la biografia e abbiamo la figura di Giorgio Vasari che inizierà a scrivere le biografie degli artisti più famosi. E voi in storia dell'arte, non so se già siete arrivati a questa parte del programma, forse l'anno prossimo, inizio dell'anno prossimo, vedrete come Vasari racconterà la storia di Leonardo, di Michelangelo, di tantissimi artisti, perché c'è questo bisogno di raccontare le storie degli altri, in questo caso dei pittori, degli scultori, perché attraverso queste narrazioni si può prendere spunto dal modo di agire, dal modo di operare, quindi anche questo rientra nella normalizzazione, nel cercare delle regole. A livello letterario, invece, abbiamo la necessità di scrivere dei trattati. I trattati sono dei testi in prosa, spesso sotto forma di dialogo, ma il dialogo che viene ripreso è il dialogo platonico, in cui praticamente lo scambio è funzionale a diffondere un preciso orientamento di pensiero, in questo caso a dare delle dritte su come scrivere, ad esempio, o come comportarsi. E tra i trattati prescritti, praticamente prodotti nell'età del Rinascimento, è possibile individuare una serie di settori, se vogliamo. Ci sono dei trattati inerenti alla lingua, ci sono dei trattati di comportamento, trattati politici e così via, perché, ripeto, si sente il bisogno di normalizzare. Questo classicismo che, ripeto, si concretizza fondamentalmente come la principale tendenza del Rinascimento ed è legata alla trattatistica e ha come caratteristica principale la ricerca della perfezione formale e stilistica, è sì la corrente più importante, più diffusa del Rinascimento, ma non è l'unica, perché alla tendenza del classicismo si contrappone il cosiddetto anticlassicismo o controrinascimento. Ve lo dice il termine stesso, anticlassicismo vuol dire che questo modo di pensare e di intendere l'arte non accetta il ricondurre la varietas ad un modello unitario e quindi favorisce ad esempio lo sperimentalismo, il plurilinguismo, creazione di lingue nuove, come ad esempio il latino maccheronico, e qui troviamo come massimo esponente Teofilo Folengo, che nel suo Baldus, in questo poema cavalleresco, decide di usare ad esempio l'esametro, che è un metro classico, e decide di usare il latino appunto maccheronico. Che cos'è il latino maccheronico? Apparentemente è una lingua inventata innanzitutto. Apparentemente sembra latino, perché abbiamo le terminazioni, abbiamo la presenza di casi, eccetera, eccetera, sembra latino nella forma, ma in realtà i termini utilizzati e la sintassi, cioè l'ordine delle parole per intenderci, è volgare, quindi non è latino, apparentemente è latino, in realtà è un volgare latinizzato, tra virgolette, e questo proprio è un esempio di anticlassicismo, è quasi una...
un attacco ironico nei confronti dei classicisti che invece cercavano di imporre un modello fisso, rigido, una linea di tendenza universale. Ci saranno altri autori che invece decideranno di scrivere in dialetto, quindi non il volgare raffinato che segue i modelli letterari o la lingua delle corti, ma i dialetti locali. Oppure ci sarà un altro autore come Pietro Aretino che prenderà di mira la trattatistica in generale. E visto che i classicisti imponevano trattati su ogni campo del sapere, Aretino decide di scrivere un trattato in cui una vecchia prostituta cerca di istruire una giovane al mestiere, dicendo che le donne fondamentalmente hanno tre strade nella vita: o si sposano e fanno un matrimonio infelice, o diventano suore e possono in qualche modo divertirsi se sono brave, oppure diventano prostitute, e le prostitute, se sono ingegnose, possono veramente riuscire nella vita. Quest'opera si intitola Ragionamenti ed è la parodia, se vogliamo, di un trattato rinascimentale, perché è vero che è un trattato, quindi è un'opera in cui si danno delle regole, ma sono delle regole di cattivo costume, quindi si va a ridicolizzare questa ossessione che i classicisti del Rinascimento hanno per la normalizzazione e il bisogno delle regole. Quindi, nell'età delle guerre d'Italia, noi assistiamo al trionfo del Rinascimento, concetto di rinascita, importanza dell'emulatio, bisogno dell'equilibrio formale e della bellezza formale. La tendenza più diffusa del Rinascimento, che ripeto, all'inizio ha un'età di transizione chiamata età della contraddizione, la tendenza più diffusa del Rinascimento è il classicismo, bisogno di bellezza formale, di regole, che poi si concretizzano nella trattatistica fondamentalmente. Dall'altra parte una tendenza minoritaria ma non meno importante, l'anticlassicismo o contro il Rinascimento, cioè rifiuto di cercare questa unità formale a favore della varietas, dello sperimentalismo linguistico e formale. Allora, ovviamente dovete considerare che questa tendenza, questo movimento artistico del Rinascimento, come vi è stato detto nel video, non rimane fisso nel tempo. Man mano che si procede nel corso dei decenni, quindi man mano che si arriva a metà secolo, il Rinascimento in qualche modo degenera in un'altra tendenza, il manierismo, che appunto è un'esasperazione del Rinascimento stesso. Il manierismo, come vi dice il termine stesso, è scrivere, produrre opere alla maniera di un modello. Quindi il modello è ben definito, ma poi l'autore va ad arricchirlo di dettagli propri in modo tale che si riconosca la fonte, ma si apprezzi anche l'innovazione. Questo può essere definito come un movimento implosivo, cioè che esplode al di dentro di una forma ben definita. E ad esempio in letteratura italiana abbiamo figure come Pietro Bembo, come Gaspara Stampa, che è la prima scrittrice di cui abbiamo un testo nella letteratura italiana, o lo stesso Michelangelo Buonarroti, che sono definiti, questi tre, sono definiti dei petrarchisti, cioè scrivono delle poesie d'amore sul modello di Petrarca. E a tal proposito, come approfondimento personale facoltativo, naturalmente più approfondite l'argomento e meglio è, ma siete liberi di fare come meglio credete, vi ho indicato il sonetto proemiale del canzoniere di Gaspara Stampa. Leggendolo vi renderete conto che è proprio una forma di manierismo, perché riprende il modello del sonetto proemiale del canzoniere di Petrarca, ma poi aggiunge un qualcosa di proprio. Ora, fatto questo quadro generale sul Rinascimento come tendenza artistica, andiamo a vedere un po' quali sono i centri culturali in cui si diffonde questo movimento. Innanzitutto, grandi centri culturali sono le corti, ancora una volta, e in modo particolare Firenze lascia il posto a Roma, alla curia papale, anche perché Firenze sappiamo benissimo che sta vivendo un periodo di crisi, e in più, dall'altra parte, vediamo che ci sono dei papi che appartengono alla famiglia dei Medici, quindi trasportano a Roma il mecenatismo che avevano vissuto nella propria realtà. In modo particolare, ricordatevi, Leone X, che in realtà si chiamava Giovanni de' Medici, era il figlio di Lorenzo il Magnifico, sarà così importante da dare il nome al periodo. Il Rinascimento romano sarà chiamato il secolo di Leone X, proprio a sottolineare l'importanza di questo papa. E poi Clemente VII, che era Giulio de' Medici, il figlio di Giuliano, il fratello per intenderci di Lorenzo de' Medici, quello che era morto, a cui Poliziano aveva dedicato le stanze per la giostra.
Quindi importanti centri di diffusione della cultura rinascimentale sono le corti, ma non sono gli unici centri. Un altro importante centro è l'Accademia, Accademia che rispetto all'Accademia del 400 non è più un cenacolo, ma diventa un vero e proprio organo istituzionale, quindi con una propria gerarchia, c'è un capo, ci sono delle sezioni, ci sono delle regole precise. E diciamo che l'Accademia viene sempre di più controllata dal potere dei signori, quindi diciamo che è vero che nascono le accademie, ma queste accademie man mano perdono di autonomia. Ovviamente ci sono dei piccoli casi d'eccezione, come i cosiddetti orti oricellari. Orti, in latino ortus vuol dire giardino. Gli giardini oricellari, cioè di Rucellai. Chi è questo Rucellai? Era il cognato di Lorenzo il Magnifico, che a Firenze, nelle proprie tenute, cercava di far riunire degli intellettuali filorepubblicani. Anche Machiavelli per un certo periodo si avvicinerà a questi orti. E in questo luogo, praticamente, il cognato Bernardo Rucellai favoriva questi liberi incontri, questi liberi scambi di idee. Ma erano semplicemente dei casi molto minoritari. Nella maggior parte dei casi le accademie erano strettamente controllate dai signori. Altra cosa importante di cui si è parlato anche nel video, ricordatevi che a metà 400 nasce la stampa a caratteri mobili. Che cosa vuol dire? Fino a quel momento per stampa, inizialmente c'erano gli amanuensi nel Medioevo che ricopiavano a mano, poi è stata inventata la stampa meccanica, cioè si prendeva un format per intenderci, quindi una base. Si creava questa base, si inchiostrava e poi si riportava, si metteva sopra la carta e si passava sotto un torchio. Ovviamente questo metodo di stampa non era funzionale per la stampa dei libri, perché è comodo per fare la stampa di immagini, ma per i libri bisognerebbe creare una base per ogni pagina del libro. Per intenderci, ragazzi, faccio un esempio stupido, ma per farvi capire. Mai presa una patata e sulla patata avete mai inciso una stellina? Quello stampino vi riproduce la forma uguale 100.000 volte, quante volte volete voi, ma sempre quella stella vi fa, non è che non è possibile cambiare, questa è la stampa a caratteri fissi. Nel 1450 invece viene inventata in Germania la stampa a caratteri mobili. Gutenberg praticamente in Germania che cosa fa? Crea praticamente una base con un numero limitato di caratteri, le lettere dell'alfabeto, i segni di punteggiatura, eccetera. Questi caratteri sono mobili, cioè spostandoli è possibile comporre le frasi. I caratteri vengono inchiostrati, si mette sopra il foglio, si passa nel torchio ed esce la stampa. Quelle stesse lettere potranno essere ricombinate per formare una nuova pagina. Ricordate che il primo testo stampato è stato la Bibbia, proprio per la sua diffusione e per l'importanza che la Chiesa aveva avuto praticamente fino a questo momento. Non dimenticate che è vero che a livello culturale siamo nell'età dell'umanesimo e del Rinascimento poi, ma a livello storiografico, fino al 1492, anno della scoperta dell'America, siamo ancora nel Medioevo. Secondo altri, fino al 1453, anno della caduta dell'Impero Romano d'Oriente. In entrambi i casi, quando viene inventata la stampa, siamo ancora nel Medioevo, tecnicamente, siamo alla fine del Medioevo a livello storiografico. Dicevo, altra grande importanza è data proprio alla stampa, perché non solo si diffonde la stampa, quindi i libri cominciano ad essere messi in circolazione maggiormente, per quanto soprattutto in Italia e soprattutto a Venezia nascono delle botteghe editoriali, cioè dei laboratori dove si stampava, in cui gli editori, quindi coloro che erano a capo di questo laboratorio editoriale, praticamente curavano la qualità della stampa, ma anche la qualità filologica dei testi. Tra questi spicca sicuramente Aldo Manuzio. Aldo Manuzio aveva un bellissimo laboratorio a Venezia dove, ripeto, non solo controllava la qualità proprio materiale della stampa, quindi controllava la carta, i caratteri, eccetera, per quanto controllava la qualità del testo. Era molto attento sia ai classici greco-latini sia ai classici contemporanei. Ad esempio, Aldo Manuzio collaborerà con Pietro Bembo e insieme daranno alla luce l'edizione del Canzoniere. Quindi il Canzoniere di Petrarca diventerà un testo a stampa particolarmente diffuso. E poi ricordate che Aldo Manuzio ha inventato quella che noi chiamiamo oggi edizione tascabile, cioè un libro in formato ridotto, più facile da smerciare, più facile da portare dietro durante i viaggi. Quindi diciamo che Aldo Manuzio ha dato un grande impulso alla diffusione della letteratura, soprattutto a quella volgare, attraverso la stampa.
Ultima cosa da tenere presente per quanto riguarda i centri culturali è ancora la nascita del teatro moderno. Voi sapete benissimo che il teatro, vabbè, e la commedia e la tragedia nascono nel mondo greco, le avete viste sicuramente nel mondo latino, pensate alla commedia di Plauto e Terenzio. Nel Medioevo la commedia, il teatro in qualche modo era stato messo da parte fondamentalmente. Nel Rinascimento, nell'Umanesimo prima e nel Rinascimento dopo, ritorna in voga, ritorna all'attenzione del pubblico il teatro classico e in modo particolare la commedia. Per quanto riguarda il modello latino, le commedie più, diciamo, più celebri, più rappresentate erano le commedie di Plauto, e perché lo conoscete benissimo, insomma, anche per la sua verve, per la comicità dei testi, mentre le commedie di Terenzio erano più riflessive. Ecco, nel Cinquecento che cosa succede? Viene a crearsi all'interno delle corti uno spazio specifico adibito alla messa in scena, cioè praticamente i teatri. Solo nel Seicento il teatro diventerà un edificio a sé. Fino al Cinquecento il teatro era questa stanza presente nelle corti dove appunto venivano messe in scena soprattutto delle commedie. Inizialmente le commedie erano concepite sull'imitazio, per cui si riprendeva il modello greco, latino, quello che era, e lo si riproduceva esattamente in modo fedele, quindi per esempio con ambientazioni nell'antica Grecia o al massimo con ambientazioni nell'antica Roma. Quindi o erano pagliate o erano togate. Gradualmente, invece, questo ad esempio si vedrà con Machiavelli, ma anche con Ariosto, la commedia comincerà ad essere ambientata nelle città del presente. Per cui, ad esempio, Machiavelli scriverà una commedia, due ne scrive però, scriverà una commedia che si intitola Mandragola, che è ambientata a Firenze, e Ariosto scriverà una commedia che si chiama I Suppositi. O la Cassaria, un'altra commedia, e una delle due è ambientata a Ferrara. Quindi gradualmente le commedie vengono ambientate nelle città contemporanee, quindi si vede come il mondo comincia ad entrare nel teatro. Fatta questa premessa generale, andiamo a vedere un po' il discorso sulla trattatistica. La trattatistica, vi ho detto che è il genere figlio, tra virgolette, di questa necessità di normalizzare tipica del classicismo stesso. È una tendenza che coinvolge, ripeto, tutti i settori della conoscenza, se ne vogliamo. Tra questi settori noi innanzitutto teniamo presente il settore comportamentale. Allora, che cosa si intende per settore, per trattato comportamentale? O trattati di comportamento? Si intende dei trattati che danno delle indicazioni su come comportarsi nella vita civile, su come essere ad esempio un buon cortigiano. In modo particolare, ragazzi, dovete ricordare due trattati. Il Galateo, scritto dal Monsignor Giovanni della Casa, e dall'altra parte il libro del cortegiano di Baldassarre Castiglione. Allora, parliamo un attimo del Galateo. Nel Galateo noi abbiamo il dialogo tra un vecchio ignorante illetterato, cioè uno che non ha studiato, che dà delle istruzioni, dà delle regole ad un giovane per insegnargli a comportarsi bene, quindi per dargli informazioni su quello che lui definisce la comune conversazione. Quindi gli spiega ad esempio come comportarsi davanti alle dame, e come comportarsi quando entra a corte, come si mangia, eccetera, eccetera. Il trattato del buon comportamento. Dall'altra parte invece il libro del cortegiano di Baldassarre Castiglione, un libro interessantissimo perché Baldassarre Castiglione immagina una corte ideale, per cui concepisce questo libro. Questo dialogo lo concepisce per una corte tipo, cioè non pensa ad una corte specifica, crea un dialogo che possa andare bene per qualsiasi contesto e praticamente stabilisce le caratteristiche guida che il cortigiano dovrebbe avere. Innanzitutto per Castiglione il cortigiano deve avere in sé tutte le virtù rinascimentali. Quindi deve essere equilibrato nel modo di porsi, deve essere moderato, deve cercare l'armonia, quindi non deve essere irruento, non deve essere schivo, ma deve saper stare tra la gente. Deve essere un uomo aperto alle arti e alle lettere, il perché lo sappiamo, le arti come dire, innalzano l'uomo, rientrano nell'humanitas per intenderci. Non deve essere servile, cioè deve essere consapevole della propria dignità, quindi deve incarnare i valori del 400 e del 500. E in più Castiglione inserisce un concetto interessante. Innanzitutto dice che il cortigiano deve sapere usare la sprezzatura. Che cos'è la sprezzatura? La sprezzatura è far in qualche modo sembrare normale un'azione che invece è stata premeditata e studiata. Quindi, fondamentalmente, la sprezzatura è una modalità intelligente di fingere, perché io devo studiare bene ogni mia mossa, ma poi la devo far sembrare il più naturale possibile. Per intenderci, il trucco deve esserci, ma non deve vedersi.
Quindi il buon cortigiano deve usare la sprezzatura e deve evitare l'affettazione. Che cos'è l'affettazione? È l'ostentazione, cioè il dimostrare che quello che fai è frutto di studio, che l'hai pensato, l'hai studiato, l'hai architettato bene. Quindi l'ostentazione non va bene. Bisogna cercare sempre la naturalezza, anche se quella naturalezza è frutto di studio. E altra cosa importante che Baldassarre Castiglione dice, che mi permette di passare al passaggio successivo, è praticamente una considerazione sulla lingua. Perché Baldassarre Castiglione parla della lingua? Perché nel Cinquecento si apre la cosiddetta questione della lingua. Cioè, voi sapete benissimo che la letteratura italiana nasce nel 200 con la poesia religiosa, San Francesco d'Assisi, mentre la letteratura laica in Italia nasce sempre nel 200, ma con la scuola siciliana, Federico II, per intenderci. Ma quale lingua bisogna utilizzare per la letteratura? Già Dante nel 2-300 si poneva questi problemi. Vi ricordate il De Vulgari Eloquentia? Dante cercava questo volgare illustre e diceva: non esiste, bisogna crearlo, deve essere aulico, curiale, cardinale, eccetera. Allora, la riflessione di Dante in qualche modo sembra essersi smarrita nel tempo, anche perché oggettivamente il De Vulgari Eloquentia non si trovava più, quindi era sparito dalla circolazione. Nel 400, ma in modo particolare nel 500, proprio per il bisogno della trattatistica di andare a dare delle linee guida su tutto, si sente il bisogno di capire quale lingua utilizzare e fondamentalmente si aprono due posizioni, la posizione fiorentina e la posizione cortigiana. La posizione fiorentina fondamentalmente è la posizione classicista e vede come principale esponente Pietro Bembo. Pietro Bembo, e adesso vi dico perché, vi ho inquadrato questo schema per un preciso motivo, e sul vostro libro adesso vi dico perché l'ho inquadrato, c'è un errore lì. La posizione fiorentina, ripeto, è la posizione del classicismo volgare. Il principale esponente è Pietro Bembo. Pietro Bembo segue il monolinguismo e dice che bisogna utilizzare fondamentalmente il volgare letterario, quindi non quello parlato, ma quello presente nelle opere di letteratura, di Petrarca e di Boccaccio. Petrarca deve essere il modello assoluto per la poesia, Boccaccio deve essere il modello assoluto per la prosa. Quindi Pietro Bembo propone questa lingua basata sul monolinguismo letterario, il fiorentino letterario, e ovviamente prende le distanze dallo sperimentalismo di Dante. Bembo esprime queste proprie idee in un trattato sotto forma sempre di dialogo, Le prose della volgar lingua del 1525. Ricordate questo libro perché è qui che Bembo dice di usare Petrarca e Boccaccio come modelli. E questo libro influenzerà la seconda redazione, cioè la terza redazione, scusatemi, dell'Orlando Furioso di Ariosto. Bembo dice questo. Dall'altra parte abbiamo proprio Baldassarre Castiglione che porta avanti la cosiddetta posizione oteria cortigiana. Cioè, che cosa dice questo Baldassarre Castiglione? Dice che non si può utilizzare la lingua letteraria perché le corti sono differenti e in ogni corte ci sono persone che vengono da posti diversi, per cui la lingua d'uso deve essere la lingua cortigiana, cioè una lingua che si basa sul toscano, però che è aperta a sua volta all'intromissione di parole appartenenti ad altri volgari, quindi parole che vengono dal francese, parole che vengono dalla lingua padana, parole che vengono dall'Italia del Sud, perché nelle corti le persone non vengono tutte allo stesso posto e non tutte hanno la stessa formazione, per cui il monolinguismo proposto da Bembo non può andare bene. Nelle corti bisogna utilizzare, dice Baldassarre Castiglione, la lingua cortigiana. Insieme a Baldassarre Castiglione, un altro esponente di questa posizione cortigiana è Gian Giorgio Trissino, non Trissino e nemmeno Grissino, Trissino. Trissino è importante perché innanzitutto scrive un trattato sotto forma di dialogo che si intitola Il Castellano, in cui dice che bisogna seguire appunto il plurilinguismo, ma è importante perché Trissino riesce a ritrovare finalmente il De Vulgari Eloquentia di Dante, è lui che lo riscopre, perché ripeto, era andato smarrito negli anni. E siccome Trissino ama Dante e si innamora di questo trattato in latino, ne sposa la causa, quindi anche lui ricerca una lingua che possa essere in qualche modo illustre e soprattutto che possa essere cardinale e curiale. Il vostro libro, poi, qui dice Teoria fiorentinista di Niccolò Machiavelli. C'è un errore perché gli studi critici più recenti hanno dimostrato che in pratica a Machiavelli era stato attribuito un trattato linguistico in cui diceva che c'è scritto che fondamentalmente bisogna utilizzare come modello il fiorentino.
In realtà è stato dimostrato che questo testo non è di Machiavelli, non è stato, cioè è stato attribuito a Machiavelli, ma non è suo. Per cui personalmente vi consiglio di eliminare questa posizione. Le due sono Classicismo volgare di Pietro Bembo e Teoria cortigiana di Trissino e Castiglione. Machiavelli non ha scritto un trattato linguistico, gli è stata attribuita, ma l'opera non è sua. Questo è soltanto uno dei settori, cioè due in realtà, abbiamo parlato del settore del comportamento e del settore del linguaggio. Sono soltanto due dei tanti settori coinvolti dalla normativa, dalla trattatistica. Forse il settore più interessante, che poi è quello a cui faccio riferimento nello specifico per quanto riguarda il nostro laboratorio di analisi testuale, è la trattatistica politica. Cioè, vediamo che ci sono degli intellettuali che iniziano a interrogarsi su quale sia la forma di governo migliore per in qualche modo garantire pace e prosperità ad uno Stato e su come l'uomo debba comportarsi a livello politico, cioè nelle relazioni con l'altro. E ovviamente qui il perché è molto chiaro, il perché della necessità di queste regole. Viviamo nell'età della guerra d'Italia, quindi è interessante capire qual è la forma di governo più importante, perché la storia sta dimostrando che i principati, cioè quando è una sorta di monarchia con un principe a capo, i principati cadono. Le repubbliche cadono e allora uno come deve regolarsi? Se sei una persona, se sei un signore fedele che rispetta le leggi, magari subisci un colpo di Stato e cadi. Se sei troppo crudele, subisci un colpo di Stato e cadi. Se ti affidi ai mercenari, ti fanno cadere. Se fai leva sui soldati tuoi, ti fanno cadere. Quindi la tematica politica è molto attiva, è molto presente in questo periodo perché effettivamente è al centro della crisi politica italiana. Quindi gli intellettuali più sensibili si interrogano su quale possa essere la forma di governo migliore a cui rifarsi. E tra i principali esponenti di questa posizione, di questa riflessione sulla politica, troviamo Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. Ora, dovete tenere presente che entrambi appartengono allo stesso genere, la trattatistica politica, ma vivono in due periodi differenti e questo vuol dire tanto, perché entrambi vivono nel periodo delle guerre d'Italia, però Machiavelli vive a cavallo tra 4 e 500, quindi per intenderci Machiavelli è nell'età della contraddizione. Guicciardini invece vive in pieno 500 ed è prossimo alla crisi del Rinascimento, quindi è più verso il 1550 per intenderci. Machiavelli invece è più verso la prima parte. Questa differenza per intenderci darà degli esiti diversi nelle loro riflessioni politiche e di questo vi parlo nel prossimo video.